Ciao a tutti i cittadini del comune di Fagnano. Oggi voglio parlare con voi del dolce natalizio per eccellenza, il panettone. Così come il pandoro e altri prodotti dolciari, ha una ricetta e degli ingredienti che sono regolamentati, e cioè obbligatori per chiamare il prodotto panettone. Quindi, indipendentemente da dove lo comprate e quanto lo pagate, all'interno del panettone ci devono essere farina di frumento, uova di categoria A, leggerete, che sostanzialmente sono uova fresche destinate all'alimentazione, burro, uvetta o scorze di agrumi canditi, nel caso del pandoro, aroma di vaniglia o vanillina. Lievito naturale a pasta acida è quello che troverete in etichetta, che fondamentalmente è il lievito madre, quindi il composto di farina e acqua. Infine il sale. Tutte le versioni senza canditi o con farciture particolari, al pistacchio, al cioccolato, eccetera, devono comunque contenere almeno il 50% di questo impasto base. Ma perché allora lo stesso prodotto può costare 3 euro o 30 euro? Tutti si concentrano sulla differenza tra artigianale e industriale. Una piccolissima premessa. Non esiste in Italia una legge che disciplina l'utilizzo del termine artigianale accanto al panettone. Non esiste una lavorazione particolare, degli ingredienti particolari, delle condizioni speciali per il quale chiamare il nostro panettone artigianale. Esiste una divisione regolamentata tra impresa industriale e impresa artigiana. Il termine artigianale, accanto a tantissimi prodotti, è sempre più abusato. E questo per dirvi che non basta il termine artigianale per giustificare una qualità alta o un prezzo alto. Al supermercato troviamo principalmente panettoni industriali. Cioè panettoni prodotti da grandi aziende intorno solitamente al mese di agosto, venduti dai supermercati a prezzi bassissimi. Ovviamente questi prodotti devono durare più tempo, quindi da 4 a 6 mesi. Di conseguenza, molto spesso troviamo al loro interno degli additivi utilizzati come emulsionanti che si chiamano monodigliceridi degli acidi grassi. Poi ci sono aromi naturali e non, che vengono utilizzati un po' per supperire la mancanza di gusto eccellente, ma poi molto spesso troviamo latte scremato, derivati del latte, che servono per dare compattezza. Questi panettoni però non valgono veramente il prezzo a cui sono venduti, cioè 2-3 euro. I supermercati hanno l'ultima voce in capitolo per quanto riguarda il prezzo e quindi li mettono in super promozione, in super sconto e li utilizzano come prodotti civetta. Attirano i clienti all'interno del supermercato poi a comprare altro. È indiscutibile che molti panettoni artigianali valgono l'alto prezzo a cui sono venduti, perché ovviamente paghiamo la manodopera, la lunga lievitazione, la ricerca di materie prime che sono molto più speciali e ovviamente l'impresa artigiana che ha dei costi di produzione che sono più alti. Non soffermatevi sulla parola artigianale, perché questa non giustifica il prezzo alto o una qualità migliore. È sbagliato dare per scontato che se c'è scritto artigianale non ci siano al proprio interno conservanti, aromi artificiali o che ci siano magari degli ingredienti speciali o una lavorazione particolare. È a discrezione del produttore aggiungere o togliere determinati ingredienti. Una buona alternativa in questo momento storico in cui molti artigiani hanno bisogno di noi è di acquistare un buon panettone di pasticceria, da cui unico ingrediente importante diventa la fiducia che noi riponiamo nel pasticcere e nella sua maestria. Spero che il video vi sia piaciuto. Ancora un grande saluto a tutti i cittadini del comune di Fagnano. Vi auguro un felice Natale.